amici di Lightboat Fishing Adventure, ben trovati. Mi trovo in Sardegna, il paradiso della pesca sportiva in mare e in particolare dalla barca. Sono stato invitato e chiamato dal presidente della Blue Marlin Trabucco, Stefano Cerrone, e non potevo ovviamente non correre verso gli spot più belli in assoluto. Anticipato chiaramente Bollentino, questo è un mondo particolarissimo per il Bollentino, tra l'altro qui non lo pratica praticamente nessuno, e mi hai detto che mi porterai a fare un Bollentino un po' strano. Facciamo un Bollentino dalla luce al buio. Bello. Partiamo, arriveremo sullo spot un paio d'ore prima e affronteremo le prime ore della notte. Quindi niente levataccia, niente mattine, niente sveglia all'alba, per un approccio totalmente diverso. Con Massimo parlavamo del fatto che sarebbe interessante mostrare come riuscire a fare selezione nel bollentino, magari con delle lenze un po' più tecniche, delle attrezzature dedicate, ma non tralasceremo anche la pesca dinamica del pesce, che qui sono pesci, eh. Certo, qui c'è di tutto. Quindi non il bollentino, ma mediamente il bollentino, ma noi puntiamo anche alla preda. Al bollentino, giriamo la chiave e in moto, si va a pesca. Qualche miglio di navigazione, siamo giunti finalmente sullo spot di pesca. Il substrato su cui decidiamo di fermarsi è un substrato duro, costituito principalmente da roccia e piccole chiazze di posidonia. L'ancoraggio è tassativo, nel senso che la barca per questa azione di pesca dovrà essere ben ferma. Mentre i miei compagni di pesca stanno preparando le ultime cose o addirittura sono già in pesca, io mi occupo di uno degli aspetti che secondo me è fondamentale in queste situazioni, e cioè la pasturazione. Come potete vedere, sto caricando un pasturatore del tipo a sgancio, a botola, di sardine sminuzzate. La pastura sarà giusto appunto costituita proprio da pezzettini di sardina. Il pasturatore in questione verrà calato direttamente sul fondo e, una volta arrivato in prossimità del fondo, con qualche giro del mulinello elettrico che utilizziamo per portarlo nelle zone di pesca, dovrà essere sganciato con dei rapidi movimenti della mano. I movimenti faranno sì che la botola del pasturatore venga aperta e l'intero carico pasturante venga depositato sul fondo. Molto spesso questa manovra, già dai primissimi sganci, porta dei pescioni in prossimità della barca, o meglio sotto la barca, ed il primo ad essere battezzato con il coccodrillo di turno è giusto appunto Massimo, che aggancia un vero pesce over. L'attrezzatura di Massimo, purtroppo, benché sia di alto livello e tecnicamente avanzata, non è in grado di gestire un pescione verosimilmente sopra i 10 kg. Proprio questo pescione, tirando, vince la potenza della canna di Massimo, si intana sul fondo e a quel punto non resta che tirare e strappare il filo. Direi, Massimo, di partire dagli assetti di lenza, di struttura e tutto il resto, che poi è l'argomento che interessa moltissimo agli amici. Certo. Abbiamo messo in pesca due canne diverse, di cui dopo parleremo, sulle quali specificheremo tutti i dettagli, ma la volontà mia era quella di far provare a Massimo i top di gamma, quelli che utilizziamo anche per competizioni di alto livello, essendo Massimo un agonista, e quindi per quel tipo di approccio abbiamo scelto una canna con una lenza un po' più da bollentino, diciamo pesci quelli 500 grammi. Sì, quelli di 500, 700, teoricamente possono gestire pesci fino a 2 kg, però meglio non andare oltre. E poi una lenza più da mostro marino, da guerra, quindi con fili molto importanti, e adesso ve la descriveremo, e abbinata a una canna più strong. Dimmi un po' se l'idea di mettere un assetto del genere diverso da quello che avete messo fino ad ora ti attira. No.
sicuramente, perché poi tra l'altro a me il bollentino piuttosto strong, alla ricerca dell'esemplare non gigantesco ma importante, mi affascina moltissimo. Bene, allora facciamo vedere subito questa lenza. Allora, la lenza in questione è la lenza questa qua, e cioè una lenza strutturata, l'apriamo insieme così ve la facciamo vedere poi nel dettaglio, una lenza strutturata con un bracciolo, due braccioli scusate, lunghi, uno con un, aspetta, chiedo l'aiuto di Massimo, ok, vedete che questa è una lenza chiaramente con amo pescatore appoggiato, tutta realizzata in fluorocarbon 100%, è una lenza, consiglio sempre bene stirare il fluorocarbon bracciolo, così, guardate, basta una stirata e il fluorocarbon diventa dirittissimo. Una lenza, come potete vedere, a doppio bracciolo da 130 cm, armato con ami molto importanti sull'amo che poi, facciamola vedere nel verso giusto, sull'amo appoggiato sul fondo, in questo modo qua. Quindi quest'amo qua andrà appoggiato sul fondo. Qui abbiamo il piombo dove ho la mano e qua un amo di generose dimensioni. In questo caso noi stiamo pescando col 51-70 l'1-0 della Schinken. Sull'amo più alto, anch'esso un terminale da 100-130 cm, abbiamo posizionato un amo un po' più piccolo, un amo da orate, che tra l'altro l'avevo già conosciuto ma che mi ha consigliato lo stesso Massimo, perché lui ci pesca già da un po', e è questo qua, adesso ve lo mostriamo, il 962XK, che insomma per i saraghi nei giorni scorsi ha dato ottimi risultati. È un amo molto robusto, leggero, ma particolarmente robusto. Poi in bella forma, becco d'aquila abbastanza aperto. Becco d'aquila ampio come gola. Esattamente, e quindi noi abbiamo abbinato un numero 2 sul bracciolo più alto e un numero 1-0 sul bracciolo più basso. Abbiamo innescato sul bracciolo più basso principalmente sardina, su quello alto alternando un po'. E questa grazie ai terminali, che sono terminali. Eccoci giunti al terzo round. I più attenti si saranno resi conto che non ho più in mano la canna di prima, ma sono salito di potenza e non di poco. Voglio sfidare quella che sono convinto essere una cernia, questa volta ad armi pari. Il coccodrillo di turno ha trovato...